È entrato anche Pepao, tutto pronto. Partiti i cavalli della terza corsa. Dal gruppo emerge Affirmative Reply, che si guarda all'interno per cercare una schiena che trova forse in bufera Trump's Magic. All'esterno hanno fatto partenza anche Malika Moon e Circus Ring. Tra questi c'è il grigio Touch of Grey, a precedere anche Hike Tornado e Latin Lover. Il gruppo è molto raccolto, in leggero vantaggio c'è Affirmative Reply insieme a Bufera, che capeggia il gruppo insieme a Trump's Magic. Queste tre che vanno a affrontare la prima curva, con in quarta posizione Pepao nei confronti di Touch of Grey, ancora Latin Lover, poi Malika Moon, Circus Ring e Ike Tornado a completare il quadro. Metà curva con posizioni che si sono assestate e Affirmative Reply dall'esterno in leggero vantaggio nei confronti di Bufera. Terza posizione per Trump's Magic, che si è adeguato. In quarta c'è Pepao, in quinta Malika Moon, ancora la giubba arancio che è quella di Touch of Grey, precedere Latin Lover, poi Circus Ring in coda al gruppo Ike Tornado. Cavalli che sono addirittura ad arrivo con 750 metri da percorrere, poco prima delle intersezioni, con Bufera in leggero vantaggio nei confronti di Trump's Magic, Affirmative Reply, Pepao, ancora Touch of Grey all'esterno di tutti. Dall'interno ci prova Latin Lover, deve trovare l'azione giusta anche Circus Ring. Dall'esterno di tutti Malika Moon e Hack Tornado sono lontani, e allora torniamo in cima perché Affirmative Reply, che è in leggero vantaggio nei confronti di Pepao, che ci prova anche Trump's Magic all'interno, ci prova ancora Touch of Grey. 200 metri da percorrere con Affirmative Reply in vantaggio nei confronti di Trump's Magic e Pepao. Ci prova dall'esterno di tutti Touch of Grey. Affirmative Reply è in lotta serrata contro Trump's Magic, questi due in lotta nel tratto conclusivo. Affirmative Reply che mette qualcosina davanti forse a Trump's Magic, che gli torna, ed è molto difficile dividere i due. Dobbiamo rivedere lo stretto, ma un bel duello tra Anna Lupinacci e Virginia Tavazzani. Dall'esterno Affirmative Reply è in leggero vantaggio, ma è tornato praticamente interamente Trump's Magic. Vediamo se sul palo è così. Foto stretta, ma l'impressione è che Trump's Magic sia riuscito ad emergere. Chiaramente è un punto di vista del tutto personale. Ordine d'arrivo ufficioso 5 al primo posto con Anna Lupinacci, Marco Gasparini, colori del girasole, Affirmative Reply in foto per Virginia Tavazzani, Grizzetti Galoppo, Leonardo Ciampoli. Terzo sicuramente Touch of Grey, 5-2-10 è un'idea di arrivo. Cediamo la linea dunque a Luca per qualche istante mentre apprezziamo di nuovo lo stretto con Trump's Magic all'interno di Affirmative Reply.